Vediamo se ci vediamo bene. Vediamo un po'. Ah, penso di sì, vero? Stai registrando? Ah, stai registrando, non lo so. Sì, sì. Sono senza occhiali e non vedo nulla. Va bene, allora incominciamo i saluti. Ma Franca è un po' allato, eh? Cioè, andiamo per qua? No, 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 sono io. Oh. Ma no, sei tu! Io devo rientrare. Allora dobbiamo... Franca più là. Allora dobbiamo andare poco a poco, leggermente. Sì, sì. Così? Sì. Sì. Sì, così va bene, ecco, giusto? Così va bene. Sì. Va bene. Sì. Perfetto. Allora, signori. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Abbiamo la tavola imbandita, apparecchiata. Vedete ancora una volta ci vediamo. Sì. Questa volta a Roma per il nostro mitico, meraviglioso e grasso. Grasso. Video assaggi. Video assaggi. Sì. Video assaggi, colazione in diretta. Speriamo di riuscire a mangiare tutto quello che abbiamo preparato. Che abbiamo preso. No, non è colazione da Tiffany, è colazione da Marta. No, dai, colazione da zio Lello e zia Franca questa volta. Va bene, e quindi iniziamo? Ci siamo già preparati il cappuccino d'orzo. Sì. Iniziamo a sorseggiarne un po'. Allora, vediamo un po', zio Lello, tu sei più vicino, avvicinala. Sì, vediamo. Vediamo, allunga il braccio. Cos'è questa? Questa è una crema spalmabile simile alla Nutella. È senza zuccheri, dice senza olio di palma. Ad alto indice glicemico, a basso indice glicemico, sì. E niente, speriamo che sia buona. Speriamo che sia buona, sì. E poi la spalmeremo in queste altre. Tieni, zio Lello, ti passo. Ecco, la spalmeremo in queste fette biscottate. Io sono, che anche queste sono a basso indice glicemico e sono biologiche oltretutto. Sì. Sì. E mi pare anche integrali, vero? No. No, no, so mi sembra di no. No. Ci sta in piedi. Si vede? Si vedete, è leggermente più liquida rispetto alla Nutella che rimane più densa. Allora, il profumo è della Nutella, eh? Il profumo è proprio di crema di nocciole. Anche l'odore. Anche l'odore? Sì. Vediamo il sapore. Il tuo parere, zio Lello? Allora, si spalma bene, proprio come la Nutella. Come hai detto tu, questa piccola differenza è un po' più... liquida, più morbida da Nutella. Comunque Nutella... il sapore è quello della Nutella. Non guardate, è che cambia molto. Io non avverto nessuna differenza se non per il fatto che questa resta molto più delicata della Nutella, molto meno dolce, quindi il gusto è meno sicuramente stucchevole. Sicuramente meno dolce, il che va bene per chi non deve assumere molti zuccheri. Innanzitutto queste fette biscottate sono la fine del mondo, sono buonissime. Queste me le porto a Cagliari. Quelle che avanzo te le porto. Quelle che avanzo me le porto a Cagliari. Sì. Sono veramente buone. Buona questa Nutella, caspita, sì. Non pensavo fosse così. Infatti. Speriamo di non essere sporchi di Nutella come quella pubblicità dove i bambini si impiastricciano tutti con le mani. Serve anche a quello la Nutella, sporcarsi. Sì. Adesso se vogliamo altrimenti un dolce sporco. Vogliamo... Altrimenti non si gusta a pieno. Sì. Adesso ora, secondo me possiamo continuare sempre con questa linea SZ. No, sì. Si chiamano gli energelli. Energelli. Giovello avvicina così, la fai vedere. Sono la linea senza zuccheri. Hanno potassio, magnesio e guaranà. Ah, guaranà dà molta energia. Sì, è tipo il ginseng. Sì. E infatti anche di questi siamo veramente molto curiosi. Vediamo,
Vediamo un po'. Aspetta, che profumo! Allora, metti un po' su questo piatto. Senti, fare il profumo. Danno un'ottima impressione. Sì. Dal bellino, un serpentello. È un tre? È un tre, un serpentello, un energello, come dice qua. Vediamo. Energello. Energelli si chiamano. Energelli. Energelli, sì. Proviamo. Energelli, eh? Sembra un tre. Vediamo come si comporta nel latte. Sono buoni. Buono! Buono. Mi piace la consistenza e mi piace questo sapore delicatissimo che hanno. È bella questa linea SZ. Dobbiamo cercare altri prodotti di questa linea. Ragazzi, sono buonissimi, li dovete provare. Buoni. Un gusto delicato. Va bene per chi non può assumere molti prodotti con lo zucchero. Oltretutto fanno pure bene perché hanno gli oligoelementi, il potassio, il magnesio. Molto buono. Allora io direi di continuare con il bene sì. Bene sì. Visto che siamo... Allora, questi sono, ecco, frullini senza zuccheri aggiunti con mela grana yogurt magro. Contiene naturalmente gli zuccheri, dice, con mela grana e polifenoli. Zio Lero ci fai ginnastica. Ti alzi e ti riabbassi. Gli ingredienti. Sì. Apri, siamo curiosissimi. Abbiamo anche quest'altro prodotto. Ovviamente. Di sentire il sapore del melograno. Ovviamente io vengo a Roma, oltre che per i miei zii, anche per la Coop e per i maritosi. Quindi siamo andati subito alla Coop. Come è buono. Caspita! Buono. Allora, ha profumo di caramella, sapete? È perché la melagrana. Sì. È la melagrana. Sì, sì. Sì. Profumo di caramella. Profumo di caramella. Vediamo. Che particolari. Avvicina, Zio Lello, il biscottino. Il biscottino, solita forma del biscotto. Sì. Pure questi dovrebbero essere di pasta frolla, perché generalmente... Particolari, pasta frolla. Vediamo. Allora, questi non stanno... bisogna assaggiarli così, senza latte, no? E poi allora, gli altri li abbiamo subito inzuppati senza neanche pensarci due volte, perché ci hanno ispirato all'inzuppo. Mentre questi li abbiamo mangiati direttamente così. Questi, secondo me, sono più biscotti per te. Allora, io... Più per te che sono per... particolari, ma non li gradisco tanto, sapete? No, secondo me questi sono biscotti che vanno bene per il tè. Per il tè delle 5. Sì, è vero. Sì. Allora, io questi li vedrei bene inzuppati in quei tè che sono leggermente agrumati, leggermente i frutti rossi, quei tè fatti alla pesca. Carità, non hanno niente da dire, sono buoni. No, sono buoni. Ah, oh, dai, c'è il cocco. Allora, questo... Io sono contenta che c'è il cocco. Vuoi metterci un po' di Nutella sul cocco? Ci metto tutto. Presentalo, Marta. Sì. Allora, questo è una specialità di mais delle veneziane, senza uova, senza olio di palma e senza glutine, biscottini al cocco. Tieni il giornello ormai. Al cocco. Ormai sei tu, l'ha detto. Biscottini al cocco, sì. Della marca Le Veneziane. I love cocco. I love cocco. Basta. Lo possiamo dire anche in tedesco. Ah, sì, sì. Ich liebe cocco. Sì. Dovete sapere che zia Franca studia l'inglese, zio Lello studia il tedesco. Questo è al Oddio! Sembra al Mars. Fammi sentire, dai. Che buon profumo! Sono impaziente, dai, uno. Sì. Belli, si vede il colore che hanno del mais, colore proprio giallo paglierino. Biscotto tondo. Questi speriamo che piacciono a Giulia. È un biscotto tondo. Buoni. Io prima li annuso perché mi sembra davvero di annusare una noce di cocco. Buone. Allora, prima assaggio crudo. Questi sono ottimi. Buoni. Dicevo che erano buoni. Cocco è una garanzia. No, anche mangiati così senza niente. Io ne mangio un altro. Questi si possono... Aspita,
gustare anche così, così, senza proprio, cioè né senza latte né senza tè. Sì, Marta, non portate via le buste perché devo ricomprarle. Va bene. Speriamo di trovarle anche a Cagliari questi. A questi biscotti gli do un voto alto, eh. Questi... Allora, questi prendono un bel 10. Questi sono nel reparto per celiaci. Ho capito che sono buonissimi col latte. Buoni. Buone. Buoni, mi piacciono tantissimo. Dobbiamo, dove siamo? Vediamo un po'. Fare? Allora, ragazzi, non hanno nemmeno l'olio di palma. Hanno olio di semi di girasole, hanno il burro. Beh, si sente il buon sapore. Sembra davvero un biscottino fatto in casa. Sì. Sapete i biscotti che si fanno col burro? I classici biscotti. Sì. Sapore genuino. E poi la consistenza è bella friabile, ti si scioglie in bocca. Buoni, sono ottimi. Dobbiamo vedere sul supermercato se esistono sempre di questa linea altri gusti. Sì, io li ho visti, c'erano cacao e nocciole, devono essere anche quelli. Cacao e nocciole, vero Zionello? Sì. Bene, adesso... Allora, io direi di continuare con i biscottini. Oggi questo. È tutta una colazione con biscotti. Sì, questo è... Allora, sì, è una novità. Dell'Alto Adige. Questa è una novità della Bauli, dice per un inzuppo perfetto, il segreto è lo zucchero a velo. Infatti sono dei biscotti nuovi preparati con lo zucchero a velo, quindi non con lo zucchero semolato. E questi sono allo yogurt, poi ne abbiamo anche di un altro tipo, sempre della Bauli, che sono alla panna. E questo è un biscotto completamente nuovo. Sì. Ah, falli vedere anche gli altri, Zionello, sì. Dato che ci sei, sì. Dato che sei in piedi. Sì, ecco, questo della Bauli. Tieni, avvicina anche questi. Ecco, questi sono i due tipi di biscotti nuovi che abbiamo visto nel centro commerciale Coop. Beh, io penso che si trovino anche negli altri centri commerciali, ovviamente. Sì, beh, penso un po' davvero. Abbiamo letto novità e ci hanno incuriosito. E questo? Un odore proprio di zucchero a velo, si sente il profumo dello zucchero a velo, vediamo. Un biscotto a mezzaluna. Sì, sembra un ventaglio, la coda di un pavone. Sì. Una mezzaluna. Beh, dolci petali. Allora, prima senza il zuppo. Oh, aspettatemi. Com'è? Come sono? Buono. Aspettatemi. Buono, friabile. Buono. Sì. Allora, beh... A differenza di quello, di quello che abbiamo assaggiato prima al cocco, ovviamente quello è più buono. Sentiamo buono. La differenza, però. Buono, buono. Svolgono bene il loro compito, come dice. No, nel latte vanno benissimo. Sì. Proviamo questi alla panna. Allora, se vi piace il biscottino che si inzuppa subito, questo è l'ideale. Sì. Poi bello morbido. Questa è la panna fresca, a te che piace molto la panna, questi biscotti dovrebbero piacere. Beh, moltissimo. Sentire l'odore di panna nel biscotto. Allora, questi hanno profumo di quei gelati Cardor fior di latte. Vero? Sì. Anche buoni. Questi sono morbidissimi, caspita. No, questa è un'altra forma. Questa è un'altra forma, sono le nuvolette, si chiamano. Nuvolette, beh, sì, c'è anche sì. Il gabbiano disegnato. Sì, sono una forma di nuvole. Molto buone. Molto buone. C'è un gabbiano disegnato sopra, cioè disegnato, formato sopra, a stampo. A stampo? Allora, io per il mio parere personale ho preferito queste nuvo belle, quindi queste alla panna. Queste alla panna. Rispetto a quelle allo yogurt, ho preferito molto di più queste. La differenza non è moltissima. Non è moltissima, però... Non è notevole, al di là dell'odore. Sì. Iniziale. Però ho preferito questi alla panna. Sì, pure io li preferisco. Ah, questa è una bellissima novità che a Cagliari non c'è ancora. Abbiamo scovato i Kinder Pinguì al caramello. Ma vi immaginate cosa può essere? Io... Vai, Gemello. Vediamo, speriamo che siano... Io li ho sempre adorati, i Kinder Pinguì al cocco, quelli classici. Al cioccolato. E quindi quando li ho visti così al caramello ho detto no, questi li devo prendere assolutamente. Ok, sì, basta. Sì, sì, sì. Basta.
Li proviamo. E li proviamo. Io direi di aprirne uno e dividerlo in tre. Sì. Così vedete anche bene bene l'interno. Io adesso ti dovrei di nuovo alzare per vedere l'interno. Ah, guarda. Non posso far vedere il gusto. Peccato, quello sì. L'abbiamo diviso in tre pezzi e dentro il bianco c'è il caramello. Sì, avvicinane un pezzo, Zionello, guarda se riesci a far vedere il caramello. Il più sano. Sì. Devono essere molto morbidi. Sì. Molto. Ma poi come le taglio ho sentito il profumo del caramello. Il caramello. Sembra l'odore del budino al caramello. Ah, che buono il creme caramel. Ecco, te. Ecco qua. Che bella novità. Vediamo un po'. Che buono! Buono! Delizioso! Oddio! Allora questi prendono un altro 10 assieme a quelli al cocco. Che buoni! Buone! Perché l'abbiamo diviso in tre? No, ma poi non riusciamo a mangiare il resto! No, ci sono ancora un po' di cosette da assaggiare. Buoni! Si scioglie in bocca. Sì, buono. Allora, a differenza di quello che si può pensare, che magari il caramello è troppo forte, che disturba, qui è un connubio eccezionale, si sposa benissimo. Sì. Abbiamo preso tre prodottini salati e proseguiamo con un'altra novità, che è della Tuc. Crisp sale marino, dice cotte al forno. Vediamo un po' cosa sono queste. Sì. Se tipo patatine, sarà un po'. Se sono patatine, se sono cracker. Sì. Ehi, ti hai preso un bel mazzo, Zionello? Vabbè, sono dei pezzetti. Sono dei pezzetti. Così. Vediamo un po'. Come sono? Dolci e salati? È un misto tra patatine, cracker. Questi non sì. Misto. Però allora, è un misto tra. Sì. Però sono salati. Molto salati. Molto salati. Moltissimo. Questi non vanno bene per chi ha l'ipertensione. No, infatti io questi sono molto salati per me, non posso mangiarli, tieni. Troppo salati. Sono salatissimi. Oddio, sembra che gli sia caduto il tappo del sale sopra. Sono buoni, però. Allora, il sapore è proprio di sfogliatina croccante, di. Sì. Che è un misto tra. Il sapore è buono. È un misto tra i Ritz e le patatine. Sì. Le sfogliatine di pane proprio fatte al forno. Però c'è troppo sale. Troppo sale. No, non va bene. No. Ti piace lo Zionello? Ma come non sale? Come non sale, vero? Sì. Troppo salato. Allora, quest'altra io non le avevo mai viste, quindi anche se non c'è scritto novità, per me è una novità questa. E sono delle patatine snack multicereali, anzi, al mais, frumento, riso, avena e orzo. Mais, riso, frumento, avena, avena e orzo. Sì. Dice un prodotto friabile e goloso. 5 elementi. Fai vedere, Zionello, la sfogliatina? Sì. A me non piacciono. Diretta proprio. Hanno una forma particolare, così. Hanno la forma delle tegole. Sì, delle tegole, hai detto bene. No, sembrano. Eh? Non riesco a dare un giudizio. Vediamo un po'. Allora, il gusto che prevale di più in assoluto è il mais e l'orzo. Sì. Però vi giuro che a me piacciono molto questi. Esatto, no? Moltissimo. Buoni. Sono delicati. Buoni. Buoni. Sì, mangiandoli. La prima impressione è stata negativa, però effettivamente mangiandoli. Perché non siamo abituati a questi gusti così cerealosi. Ti piacciono? Sì. Il vero gusto dei cereali. Giusto? Buoni, no, veramente. Buoni. Io sento l'orzo e il mais, poi gli altri cereali sicuramente ci sono. Magari ci sono in minor quantità. Avevo ragione.
La farina di mais è in quantità maggiore rispetto alle altre, 32%. Ecco qual è il sapore predominante, il sapore della polenta. Sì, dei popcorn, questi sono molto più delicati. Della polenta, eccolo là. Adesso possiamo fare la battuta. Ah, però! Assaggiamo proprio il palmareggio, però. Si chiama così. Ah, però. Però. Sì, tieni il giornello. Anche questo è una novità. È pera in pezzi anacardi. Ah, la pera. Pera in pezzi anacardi, sì. Ecco. Allora. Ah, che buon profumo che ha! Sì, la copertura è morbida dalle pere. Descrivilo un po' meglio, Marta, che cos'è? Allora, è un dadino di parmigiano reggiano con la copertura morbida alle pere e anacardi. Parmigiano reggiano, copertura morbida alle pere. Alle pere, sì. Dopo che lo mangiamo dobbiamo dire, ah però! Ah però, perché si chiama perché così. Si chiama così. Ah però. Lo mangio con le pere. Con le pere, sì. Beh, ci sta bene? No, come si dice, il calcio con le pere. Come ci sta bene il formaggio con le pere. Il calcio con le pere. A contradire non far sapere quanto è buono il calcio con le pere. È giusto. Proviamo. Sì. Vediamo. Io sono rimasta senza formaggio. Te lo sei mangiato tutto. Buono, Zionello. Calcio e pere. Sì, è buono. Parmigiano. Gustoso. Buono. Che buono. Sì. Ottimo. Buono. Complimenti alla Parmareggio perché ha realizzato un prodotto innovativo buonissimo. Però gustoso. È troppo buono. Questo si accompagna bene. Un pezzetto di tegolina. Sì, vero. Sì. Beh, se no una fetta biscottata, è chiaro. No, pane. Beh, sì, anche. Va bene. Adesso vi salutiamo. Io e Gianfranca andremo a registrare qualche altra videocina per voi. Qualche altra cosa. Qualche altra cosa per voi, non vi possiamo anticipare nulla, ovviamente. Certo. Giannello è il nostro assaggiatore e supervisore. Ormai, ringraziamo Zionello per l'aiuto dell'avvicinamento. Sì. Hai fatto ginnastica alle gambe. Ha fatto il balletto. Hai fatto il balletto a girare la confezione. Oggi sono l'addetto A. Va bene. Quindi speriamo tanto che anche questo video assaggi vi sia piaciuto. Fateci sapere se vi è incuriosito qualcosina di quello che abbiamo mangiato noi. Se avete provato qualche prodotto, se... Sì. Fateci sapere se abbiamo fatto qualche gaffo. Anche. Non si sa mai. Tanto noi i pezzi non li tagliamo mai, vero Zio? Sì, no. Registrazione integrale. Versione integrale. Va bene. Vi mandiamo un grandissimo bacione. E ancora una volta. Ciao. Alla prossima. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. La prossima. Ah, dillo anche in tedesco. Auf Wiedersehen. E in inglese? Hello. Hello. Goodbye. See next time. Esatto. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Che sarebbe? Fino alla prossima volta. Sì, quest'anno ci vediamo la prossima volta. Sì. Probabilmente in Sardegna. Certo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.